Di che carattere sei? La rubrica in cui parliamo di come scegliamo i font. Font, caratteri tipografici, Cristian. Ok, perché non si tratta solo di scorrere la lista. Ma di sceglierli in base a quello che esprimo. Allora, oggi ti propongo uno dei nostri font preferiti, quello che usiamo molto spesso quando non sappiamo che fare, uno di quei 5-6 che va bene su tutto. Da problem solving. Esatto, è Wolf di Pulp Fiction. Pulp Fiction, Sì. giusto? Wolf, risolvo problemi. È uno di questi, il Nexa. Il Nexa. Ah, Figo, beh, ho capito perché risolve i problemi. eh? Va dal light fino al black. Non solo, poi ha Quindi è un font tutte le affidabile. variazioni di spessore, Quindi è un tutte font inimmaginabili. affidabile. Sì. Solido. Sì, ha tutti i caratteri, quelli accenti e Sì. cose, Fedele. importante. Che i font quelli scarsi, sì, molto spesso gratis, ok, però fatti male, non hanno magari la E accentata, E non quando vai hanno in la stampo? svedese, quella con i due puntini, e ti mancano ste robe, poi tu vai a impaginare, manca quella lettera, e che fai? La fai con un altro font? Come lo fa il catalogo IKEA? Esatto. Quindi questo è uno di quei font che ha tutto, sia Allora, gli spessori che tutte le lettere possibili e immaginabili, font serio, fatto ok. bene. Allora ti dico, A non chi? solo perché bastoni, perché un po', per me i bastoni sono un po' più maschili, non lo so perché. Ah, le grazie femmine. Beh, Di, sì, ci vabbè, è sta, dai, facile, ma grazie. c'è. Però un font così solido, Malleabile, malleabile, può essere affidabile. Chi è? soltanto uno. Chi è? Dai, chi sarebbe? Tom Hanks. Un Houston, risolvo i problemi. misto tra Apollo Apollo 13 e 13. Wolf di Pulp Fiction. Eh Ok, Tom Hanks, mi certo. piace. Mi piace perché Tom Hanks in effetti va dal bold, lo spessore bold, dai, non è black perché non è No, super no, no. ciccione Tom Hanks, Però, però è cicciottino, quindi fino. bold, fino all'extra light in Castaway. E dove lo metti? Lo metti, va bene, ha vinto un sacco di È la Oscar, o ciliegina sbaglio, sulla no? torta. Io se fossi regista, non so chi prende, con lui vai tranquillo, no? Uguale col Nexa. Nexa, un bel font. Bella, Tom Hanks, mi è piaciuta. In questa rubrica ci scherziamo su. Però la scelta dei font è una cosa importante, perché se sbagli font rovini l'intero progetto. È come mettere il sale nel caffè.